di fronte a una sfida che incrementa, noi dobbiamo aumentare le risorse a disposizione per i mezzi, per le attrezzature, per le persone, per lo human, che è la risorsa fondamentale per poter prevenire certe cose. Guardate, noi non possiamo, non voglio sembrare blasfemo, pensare di moltiplicare i pani e i pesci, cioè di poter con le stesse persone moltiplicare il numero dei controlli sui soggetti che oggi sono presenti in Italia. Dobbiamo necessariamente fare anche uno sforzo di tipo economico, ben sapendo che i soldi investiti in sicurezza sono soldi che danno una maggiore tranquillità ai nostri cittadini, perché permettono di controllare quella che è un'attività ostile nei confronti del nostro paese, ma in tutte le comunità occidentali, che potrebbe colpire anche il nostro paese.